Partita stregata per il Teramo che perde oltre i propri demeriti, pure evidenti. Sorride la Fermana che azzecca il lancio lungo per Manacore che vale il gol partita, eppure si sapeva che era quello il giochetto dei marchigiani. La squadra di destro guadagna così 3 punti che la rilanciano in zona playoff. Viceversa il diavolo mastica amaro per avere fallito troppe occasioni e per avere dovuto ingoiare un atteggiamento ostruzionistico oltre misura, fatto di continue perdite di tempo sotto gli occhi di un arbitro, Carrione di Castellammare di Stabia, a dir poco permissivo. A fine gara il tecnico destro non si è presentato per il commento, il dubbio che abbia voluto evitare domande anche su quello che è stato l'atteggiamento irritante e poco sportivo della sua squadra rimane, benché la motivazione ufficiale della sua assenza sia un'altra, come spiega il direttore generale Fabio Massimo Conti. Non si è sentito troppo bene alla fine della partita, niente di grave, ha avuto un lieve malore, quindi ha preferito tornare sul pullman. E veniamo al Teramo. Rimane il fatto che la formazione di Maurizi abbia incassato il gol forse nell'unica maniera in cui poteva accadere e di essere mancato clamorosamente sotto porta. Peccato, perché anche un punto sarebbe servito alla causa. Occasione persissima, una cosa mostruosa. Però dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla partita di domenica. Prima del fischio d'inizio, la cosa più bella del pomeriggio, gli applausi del Bonolis per ricordare il compianto Davide Astori, ex capitano della Fiorentina. Pronti via, e il Teramo si presenta con una conclusione di Ventola deviata in angolo da Marcantognini, che diventerà muro insuperabile per i biancorossi. La risposta ospita il 14esimo, palla lunga per Malcore, bravo Gomis ad evitare il peggio. Sono le prove generali del gol, 2 minuti dopo. Sul filo del fuorigioco Malcore si presenta davanti a Gomis e stavolta lo supera con un pallonetto per poi depositare di petto in rete. Diavolo rabbioso, 28esimo, percussione di Celli sulla sinistra, traversone perfetto, colpo di testa di Sparacello che spreca l'impossibile. Al 42esimo per ospiti pericolosissimi, difesa addormentata, doppio miracolo di Gomis, prima su Malcore, spettacolare il secondo intervento per negare il raddoppio a Lupoli. Prima del riposo ancora Teramo, ci prova Proietti dal limite, palla deviata in angolo e in pieno recupero sugli sviluppi di una punizione Fiordaliso impatta bene di testa e altra parata importante dell'estremo ospite. Ad inizio ripresa altra doppia occasione per il pari. Cross radente di Ventola dalla destra, Sparacello da pochi centimetri non riesce a spingerla dentro. La palla rimane ancora viva. Contro traversone con De Grazia che riesce a tirare, con Marcantognini che compie un altro prodigio. La gara stregata continua. Zecca, subentrato in corso d'opera, la palla buona ma colpisce troppo debolmente. Il diavolo continua il suo assalto. L'ultimo tentativo è di Ventola che prova a sorprendere il portiere ospite, ancora senza esito. Finisce qua. Complessivamente Teramo sfortunato, ma anche poco lucido sotto porta. Come lo stato d'animo? Più deluso, amareggiato, arrabbiato? Ma sono un misto arrabbiato, perché quegli errori ci abbiamo lavorato tutta la settimana e quindi sono proprio incazzato da questo punto di vista. E poi ci lavoriamo sempre, non solo questa settimana. E deluso perché poi per la partita che abbiamo fatto mi dispiace non aver portato a casa il risultato. Maurizi, in fondo un allenatore deve essere anche un po' il papà di questi calciatori, però dall'altra parte in effetti c'è stato troppo ostruzionismo, si è giocato pochissimo al calcio, insomma non credo che lei insegni questo, colpa naturalmente anche dell'arbitro. Ecco, io credo che le responsabilità poi siano di chi anche deve dirigere la partita, che comunque deve, io non protesto mai, non parlo mai degli arbitri, quindi, però chi dirige la partita deve comunque tutelare anche chi sta in campo. Con destro vi siete salutati? No, non lo conosco. L'allenatore, non ho rapporti, non ci siamo salutati né all'andata né al ritorno.